avanti con la moltiplicazione. La moltiplicazione in realtà è abbastanza facile. Dunque, in verità, se volete proprio farla facile facile, moltiplicare una frazione per l'altra significa proprio moltiplicare i numeri sopra e i numeri sotto. Per cui, se proprio volete farla semplice, si può fare anche così. Per cui, in questo caso, voi avete 2 per 3, 6, fratto, scriviamo un po' così, sotto che cosa mi rimane? 3 per 5, 15. Non è sbagliato. Se fate così, però, ricordatevi che dovete sicuramente semplificare, cioè guardare per quale numero tutte e due, numeratore e denominatore, si possono dividere. Allora, in questo caso il 6 si divide per 2, ma il 15 no. Il 6 si divide per 3, anche il 15 si divide per 3. E allora sì, semplificate, ricordatevi, fate un bel così. E quindi voi avrete diviso tutti e due i numeri per 3, giusto? 6 diviso 3, 2, 15 diviso 3, 5, e quindi il vostro risultato sarà 2 quinti. Benissimo, questo è quello che avrete come risultato sul libro. In realtà, quello che vi insegneranno nelle scuole, se continuerete, insomma, è la semplificazione in croce, cioè prima di moltiplicare, controllate in croce, quindi in questo senso e anche in questo senso. Se voi guardate questo, 3 e 3, si può semplificare, cioè tutti e due, possono essere divisi per 3, giusto? Allora qui, questo lo divido per 3, questo lo divido per 3, in questo modo, e otterrete un bel 1 e 1, giusto? Quello che vi rimane dopo la divisione, 3 diviso 3 fa 1, 3 diviso 3 fa 1. Controllate anche sempre l'altro verso, 2 e 5, in questo caso non hanno niente in comune, giusto? Non si può semplificare. Allora, quella che voi vedete così, in realtà è come se ci fosse scritto questo, giusto? 2 per 1 e sotto 1 per 5. Ok? A questo punto moltiplicate. Si moltiplica, come dicevamo, sopra e sotto. Quindi 2 per 1, 2, 1 per 5, 5. Allora, se voi fate questa semplificazione prima, non avete bisogno di controllare poi, anche se il mio consiglio è di controllare sempre comunque i risultati. Ok? Guardate questo caso. In questo caso, di nuovo, controlliamo in croce. La semplificazione in croce è comoda perché, guardate qua, se noi non la facciamo dovremo fare 8 per 15. Cioè, ragazzi, vi viene un numero grande, effettivamente. Se invece provate a semplificare in croce, prima così e poi così, vedrete come cambiano le cose. Perché? Perché se voi semplificate 8 e 4, proviamo un po' cosa mi dite. Tutte e due si dividono per 2, ok? Ed è giusto. Allora, 4 diviso 2, il risultato sarà 2, 8 diviso 2, mi rimane un bel 4. Ok? Ma controllate ancora. Qui avete 2 e 4. Potete semplificare ancora? Sì, perché potreste dividere per 2. Quindi 4 diviso 2 e allora vi rimane un bel 2. E 2 diviso 2 e vi rimane un bel 1. Ok? 2 e 1, non posso fare più niente. A questo punto guardate l'altro incrocio, 5 e 15. Si semplificano tutti e due per uno stesso numero? 5 si divide per 5, 15 si divide per 5, allora sì. 5 diviso 5, 1. 15 diviso 5, 3. Ecco qua.
a questo punto avrete da fare la moltiplicazione. 2, perché lì è rimasto 2, 2 per 3, 6. E sotto, quindi fratto, qui sotto che cosa vi è rimasto? 1 per 1, giusto? 1. Allora a questo punto questo sarà il vostro risultato, 6 diviso 1, che voi non troverete mai scritto così sui libri, ma come un bel 6. E questo sarà il vostro risultato. Ok? Vado avanti. Ecco, questa è nuovo una moltiplicazione, non la faccio, anche qua è sempre solo per ricordarvi che se avete un numero naturale, ricordatevi che è un bel fratto 1, ok? E poi fate sempre la stessa cosa, controllate in croce e poi moltiplicate sopra e sotto. Ok. Divisione. Allora, la divisione è semplice in realtà, basta ricordarsi due cose. Bisogna trasformarla in una moltiplicazione, quindi qua non avrete più un diviso ma un per, e poi bisogna cambiare qualcos'altro, no? Altrimenti cambiamo solo dei segni così. Quella che prima era una divisione diventa una moltiplicazione e nella seconda frazione, chiamiamolo divisore, si invertono, si mettono proprio sotto sopra numeratore e denominatore. Quindi, se qui avete diviso 21 quarti, voi lo trasformate in per 4 ventunesimi. Ok? Vedete che la prima frazione niente, proprio non la toccate. Cambiate l'operazione e invertite sopra e sotto l'altra frazione, la seconda. Ok? E a questo punto cosa avete? Una moltiplicazione. E ragionate come abbiamo detto prima, la semplificazione in croce e boh, una moltiplicazione a tutti gli effetti. Va bene? Ecco qua, a questo punto si calcola come una classica moltiplicazione. Ultimissimo, lo faccio visto che abbiamo fatto tutta la carrellata, la potenza. La potenza di una frazione dovrebbe esservi indicata così, con le parentesi, perché questa grossa parentesi sta a indicare. Il mio esponente riguarda sia il numero sopra sia il numero sotto. Ok? Quindi quello che devo fare è, sono in fondo due potenze, se vogliamo. Quindi è come se facessi 1 alla terza, fratto 3 alla terza. Forse l'ho scritto qua. Ecco qua. 1 alla terza fa 1, 3 alla terza fa 27. E questa è la vostra potenza. Ok? Vi lascio un po' di esercizi, bisogna proprio esercitarsi. Ciao!